Dopo avere strutturato il testo, aver messo le liste, che sono elementi di struttura, aver messo tabelle accessibili, facciamo altri due passaggi in più. Inseriamo un'immagine e successivamente mettiamo anche in testa una sorta di sommario, perché ammettiamo che il POF poi si dilunghi e magari in 6 o 7 schermate, anche se è un po' fino, una versione ridotta, e vogliamo facilitare all'interno della nostra pagina un passaggio tra una sezione e l'altra. Prima cosa, immagine. Poniamo che mettiamo un'immagine qua, no? Un'immagine del collegio docenti, poniamo. Siamo col mouse, quindi prima del liceo artistico statale, e andiamo adesso a voler inserire un'immagine. Come si fa a inserire un'immagine? Si clicca su carica e inserisci. Si seleziona il file, lo si cerca, io qua ne ho preso uno che l'ho messo e l'ho messo nella cartella Anitel. Vediamo un po' se troviamo il file che era questo. Apri, no, questo qui l'ho preso da un incontro che abbiamo fatto, e vediamo che cosa mi offre WordPress. Mi offre una versione qua miniaturizzata. Mi dà un titolo, un testo alternativo. Il testo alternativo è molto importante perché è quello che comunica alla persona non vedente la funzione esercitata dalla foto nel contesto in cui è inserito. Facciamo finta che sia un collegio dei docenti. In questa fase io consiglio anche di inserire lo stesso testo alternativo anche come titolo. Tenete conto che in alcuni browser tipo Firefox, quando il mouse è sopra l'immagine, ti mostra il title, cioè il titolo, e non l'alt dell'immagine. L'alt invece, che è il testo alternativo, è qualcosa che viene intercettato dai programmi di sintesi vocali proprio per descrivere la funzione dell'immagine nel contesto in cui è inserita. Basta, poi fa tutto lui. Lui mi offre peraltro, no, in automatico già quattro tipi. Una volta che l'ha caricata, ha creato automaticamente quattro versioni dell'immagine. Una dimensione reale, in questo caso 3, dipende proprio dalla dimensione che ha, una media, 300x225, che vedete è una proporzione, e una in miniatura. Lui consiglia la media, io sono d'accordo, la miniatura è una miniatura quadrata, quindi prenderebbe soltanto un particolare. Lascio magari il link in modo che facendo clic sulla nostra immagine uno la possa vedere in dimensione maggiore e sono a posto, devo soltanto dire dove la voglio allineare. Nessuno, sinistra, centro, destra. Poniamo sulla destra con il testo che scorrerà a fianco e clicco su inserisci nell'articolo. Vedete che la mia tabella si è andata a posizionare esattamente in quel punto, semplicemente con due clic informativi sulla nostra immagine stessa, che poi vedete può essere eliminata soltanto cliccandoci sopra e scegliendo cancella immagine, o addirittura si può accedere con modifica immagine a una serie di strumenti aggiuntivi di riduzione, piuttosto che di modifica del testo alternativo, piuttosto che anche di altre impostazioni più avanzate della nostra, diciamo, immagine stessa. Bene, ma non le utilizziamo nessuno al momento e lasciamo così com'è. Adesso vogliamo invece andarci a mettere un bel sommario. Allora qua io scrivo magari indice del POF, poi vedremo qualcun'altra curiosità, vado sotto e qua mi riporto, non so, uno, storia del, anzi no, faccio fare da lui, lo scrivo adesso, edito e non faccio un copia e incolla, mi scrivo storia della scuola. Dovrei scrivere esattamente i titoli, tra l'altro se io andassi sul Word li ho, però adesso qua voglio mostrare, storia della scuola, poi cosa abbiamo, il 2, struttura del liceo, e il 3 che era piano di studi. Struttura del liceo, ho dimenticato di fare, bene, elenco puntato, ma sì, facciamolo, e poi mettiamo piano di studi. Ok, e questo indice del POF lo inseriamo come questo, come testata 3,
indice del POF, lo è già perché l'avevo presa precedentemente, fosse stato un paragrafo, lo selezionavo da qua. L'elenco puntato è a posto e adesso devo creare un meccanismo che mi consente di cliccare da storia della scuola e posizionarmi esattamente in questo punto, cliccare su store tool del liceo e far scendere il mouse qua, o il mouse, cioè il punto di lettura lì. Per far questo ho bisogno di quelli che in altri ambienti si chiamano segnalibri o ancore. Allora, prima cosa, posiziono il segnalibro, l'ancora, in corrispondenza del primo punto di arrivo, che è storia della scuola. Come faccio a fare questo? Clicco in corrispondenza dell'ancora e gli do un nome, che è ad esempio, so, 1 storia scuola, nome del tutto a scelta. Può anche essere solo storia, no? Insomma, non è che si deve scrivere per tutto, perché è una cosa soltanto, infatti non è valido perché non vuole probabilmente gli spazi. Allora scrivo storia e basta, visto che io posso scrivere quello che mi va, cioè. È un, diciamo, indicatore a uso interno. Perfetto. Scendo giù e faccio le seconde e metto struttura. A posto, inserisci, poi vado ancora sotto e vado a mettermi piano studi, la terza ancora. E l'abbiamo messo. A questo punto devo fare in modo che cliccando in corrispondenza delle tre voci io vada esattamente nel punto giusto. E qui è un po' come inserire il link, però un link interno. Quindi seleziono storia della scuola e vado a cercarmi il pulsante di inserimento del link. Il pulsante di inserimento del link, una volta che ho selezionato un testo, è questa catena, vedete? Inserisci, modifica link. Clicco sulla catena. Qui attenzione però che non ho l'ancora, allora mi fermo un attimo perché manca il contenuto avanzato. Allora mi fermo e aggiorno. Vedete che non ho la possibilità di inserire il link diretto alle ancore. Vado a farmi una modifica nell'impostazione del plugin TinyMC e Advanced. Nel momento in cui si segue questo, magari conviene fare una pausa per non perdere poi il passaggio. Andiamo a vedere se ho dimenticato. Avanzati, diciamo, eccoli qua, Advanced Link, non era stato selezionato. Probabilmente questo, quello che mancava. Salvo i cambiamenti. Andiamo a vedere se adesso il mio link è più ricco. Come faccio ad andare a riprendermi la pagina? Beh, vado su pagine, tutte le pagine, e vado a ricercarmi, sono in ordine alfabetico, la pagina che era piano dell'offerta formativa. Eccolo qua, modifica. Andiamo a vedere se adesso il link si può fare. Vado a selezionarmi storia della scuola, clicco su inserisci modifica link e vedete, ecco, che la mia finestra di dialogo contiene molto di più. In particolare l'ancora. Lui sa già quali sono le ancore che ho salvato in questo documento e me le propone. Clicco su storia, inserisci. Vado su struttura del liceo, inserisco l'ancora a struttura, l'ancora il link a struttura, piano degli studi, inserisco il link all'ancora, piano studi, inserisci. Aggiorno. E guardo cliccando su visualizza pagina. Beh, l'ultimo l'ho dimenticato, poi glielo ridò. Forse poi ho schiacciato sbagliato. Vediamo se è vero che cliccando su struttura del liceo vado a finire proprio lì. E sono andato a finire esattamente qua, vedete? Storia della scuola, vado qua. Lui si è in realtà non mi ha fatto vedere primissima riga perché era occupata dalla riga nera della visualizzazione del panel di amministrazione, però è giusto. Devo vedere perché non c'è piano degli studi. Clicco su modifica e in effetti non l'avevo dato, evidentemente ho sbagliato qualcosa qua. Riseleziono il piano degli studi, ritorno sulla catena, ancora non avevo fatto inserisci probabilmente. Ecco che c'è. Beh, una cosa però utile quando poi ho finito
il mio documento, la mia sezione è di tornare magari al sommario. Allora io aggiungo qua un torna al sommario, anzi all'indice, visto che l'ho chiamato indice, scusate, all'indice. Bene, magari lo metto, non so, corsivo, giusto per non confonderlo col testo. E, scusate, corsivo, replico. Un attimo, problema di mouse. Corsivo e replico questa scrittura anche sotto le altre due sezioni. E adesso cosa dovrò fare? Dovrò creare il link interno all'indice. E come potrò fare? Mettendo un'ancora al punto di arrivo, che è qua. Allora inserisci, andiamo più su per vedere tutto bene. Ancora, e questo lo chiamiamo indice. Inserisci. E poi devo linkarmi dalla scrittura torna all'indice e fare in modo che il link interno punti proprio all'indice stesso. E allora ecco che metto qua, inserisci, no, ho sbagliato, sì, inserisci, modifica link, ancore, indice, perfetto. E lo stesso lo farò sotto. Direi che è proprio giusto. Quindi seleziono torna all'indice, link, ancora, indice, inserisci e anche all'ultimo. Così abbiamo il cosiddetto sommario navigabile con la possibilità di tornare al punto di partenza. Questo è importante, non solo per le persone non vedenti, ma per tutti noi perché è molto pratico. Inserisci, aggiorna, andiamo a vedere nel visualizza pagina. Se funziona, qui io vado qua, ok, torna all'indice, torna all'indice, torna all'indice. Vediamo se è vero, ne prendo uno qualsiasi, ecco che siamo tornati proprio sopra. Qua vado giù e qua vado su. Quindi vedete la navigabilità completa della pagina è assicurata. Ancora un paio di cose, poi finiamo. POF. Beh, POF in realtà è il POF, è un acronimo, diciamolo. È vero che abbiamo scritto prima, però mettiamo che uno non legga il titolo e legga il testo da questo punto e non ci costa nulla dire cosa significa POF. Cosa si fa per dire questo? Si va a selezionare la scritta sigla e si utilizza un altro pulsante, che è il pulsante delle sigle o degli acronimi, che è questo ABC, vedete? Acronimo. Clicco. E non ho nient'altro che da scrivere in corrispondenza del titolo la descrizione dell'acronimo. Piano, offerta, formativa. Inserisci. A posto, si forma una piccola bordatura in basso che ormai è di standard come di informazione la presenza di un acronimo. Cosa c'è ancora da aggiungere? Che a me non piace questo page id, ho dimenticato di mettere il permalink bene. Allora aggiorno la pagina, vado in impostazioni permalink e metto il permalink così come da guida, che è quello con l'articolo d'esempio, in realtà è post name. Vado quindi sulla struttura personalizzata e cancello tutto lasciando barra e percentuale post name percentuale barra. Cancello. E vado a salvare le modifiche. Ritorniamo nella mia pagina. Piano dell'offerta formativa. Visualizza stavolta. Vedete che il POF qua è sottolineato. Se io mi sposto sopra, viene la scritta piano dell'offerta formativa, piano offerta formativa, che è il valore dell'acronimo, e vedete qua anche che è diventato cosiddetto gradevole il link, piano dell'offerta formativa, senza quei punti di domanda così brutti. Ultimissima cosa, lo inseriamo qua, lo inseriamo all'interno della box alla scuola. Per fare questo, un breve ripasso. Andiamo sul menu, selezioniamo
il menu della scuola e gli diciamo: guarda, metti per favore il piano dell'offerta formativa. Seleziono, lui mi mette in automatico i più recenti, aggiunge il menu, eccolo qua, salva il menu e andiamo a vedere se è vero che c'è. Clicco sul sito, ecco il piano dell'offerta formativa e se io ci clicco sopra, ecco che viene essere visualizzato.